La segnalazione riguarda un ciclo di incontri e seminari che si sta svolgendo nella sede dell'Arci di Via Bellezza al 16 a Milano. Seminari e strumenti per immaginare il presente e il futuro. I primi incontri sono iniziati a febbraio sull'Europa, la crisi economica internazionale e l'euro. Ci sono e sono previsti altri incontri programmati fino al prossimo 12 maggio. Buonasera e benvenuto Marcello Spanò. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Economista, ricercatore all'Università dell'Insubria Varese, ad organizzare questi incontri l'associazione Idee Sottosopra. Che cos'è questa associazione, Spanò? Ma è semplicemente un'associazione culturale e politica che ha l'ambizione, diciamo, di nasce, diciamo, da un disorientamento, da un'insoddisfazione riguardo il dibattito pubblico sui temi che abbiamo previsto in agenda, e quindi serve a creare ponti, fare rete. Al momento siamo un'associazione appena nata, quindi la nostra idea è quella di costruire, diciamo, delle relazioni per vedere se è possibile, diciamo, oltre a orientarci sul mondo che cambia, anche provare a nostra volta a cambiarlo. I prossimi appuntamenti riguardano tre macro questioni: geopolitica, sostenibilità ambientale e migrazioni, Stato ed economia. Già a partire dal prossimo venerdì 6 aprile, per chi ci sta ascoltando, ricordo che sul sito ideesottosopra.it troverà poi tutto il dettaglio, quindi non è necessario prendere appunti adesso. Il senso di questa scelta, Marcello Spanò: geopolitica, sostenibilità ambientale e migrazioni, poi Stato ed economia. Sì, diciamo questo, in realtà il calendario è partito con un paio di incontri dedicati all'Europa, alla crisi economica internazionale, ai problemi della zona euro, quindi quello è stato, diciamo, il cappello iniziale, da cui poi, diciamo, la prospettiva si allarga all'intero sistema mondo e anche al modello di sviluppo. Quindi per quanto riguarda il sistema mondo c'è questo incontro di venerdì 6 e sabato 7 aprile sulla geopolitica, in cui si affronteranno diversi temi appunto relativi al mondo che cambia, l'ISIS, Brexit, il colpo di Stato in Turchia, che si collegano naturalmente all'instabilità dei mercati, al problema dei migranti, un po' come, diciamo, interpretare questi fenomeni internazionali. Poi un successivo incontro il 14 aprile sarebbe dedicato più specificamente al problema economico, dove ancora una volta il problema dei migranti torna a essere discusso, però nell'ottica della sostenibilità è non solo sociale ma anche ambientale, proprio perché noi, nonostante c'è chi parla di rivoluzione industriale 4.0, siamo ancora in un sistema in cui le tecnologie paradigmatiche sono quelle del fine 1800, cioè motore a combustione, elettricità, che sfruttano energie fossili esauribili. Quindi questo genera una forte pressione sulle risorse che sono, come tutti sanno, scarse, quindi anche in via di esaurimento. L'ultimo appuntamento invece è quello che riguarda i rapporti tra Stato ed economia. Stato ed economia, certo, questo si collega anche alle parti sull'Europa, perché Stato ed economia, noi viviamo in un contesto in cui mi spingerei a definire che gli eventi economici che stiamo vivendo dalla crisi in poi del 2008 sono direi catastrofici per le nuove generazioni, e noi li stiamo interpretando con l'ottica di chi deve gestire l'ordinaria amministrazione. Quindi ci preoccupa il pareggio di bilancio, ci preoccupa il livello del debito pubblico, quando in realtà, secondo me, il ruolo dello Stato in economia deve guardare molto oltre questi parametri, che sono degli strumenti e che è anche discutibile che siano importanti, e naturalmente discutere di che cosa deve fare lo Stato per risolvere la disoccupazione, il problema dei working poor, il tasso di povertà, il reddito pro capite che si abbassa, la distribuzione dei redditi che peggiora, il calo delle nascite, la fuga all'estero dei neolaureati, dei giovani. Insomma, ci sono tantissime questioni di cui anche nella recente campagna elettorale si è parlato tutto sommato pochissimo.
si è cercato di parlare d'altro, di semplificare il dibattito in termini di persone competenti contro persone incompetenti, populisti. Questo, contro... mi scusi se la interrompo, solo perché siamo arrivati alla fine del tempo a disposizione. Sì. Comunque è una panoramica sui temi che verranno affrontati in questi incontri. Ripeto il luogo è quello dell'Arci Bellezza in via Giovanni Bellezza al 16/A a Milano. Andate sul sito ideesottosopra.it per trovare poi il dettaglio di questo calendario che Marcello Spanò ci ha comunque presentato anche se solo per sommi capi. Grazie ancora e buona serata, presto. Prego, prego, buona serata. Marcello Spanò, economista, ricercatore all'Università dell'Insubria di Varese. Allora, è tutto per oggi, grazie a quanti nel corso degli ultimi giorni sono venuti a trovarci negli spazi di Fa la Cosa Giusta, Book Pride, Popo Gusto, grazie a tutti voi nuovi abbonati, l'impresa eccezionale di Radio Popolare continua, grazie al vostro sostegno, potete abbonarvi a Radio Popolare anche adesso, sul sito radiopopolare.it potete compilare in pochissimi minuti il modulo dell'abbonamento, su radiopopolare.it trovate anche i podcast di tutte le trasmissioni di Memos. Noi ci risentiamo domani, una buona serata a tutti, dalle Liguori.